c'è in tutta. L'inizio è un reddito di cittadinanza, ma il sogno è un reddito universale per tutti. Per tutti, mettere al centro l'individuo, togliere il salario, perché il salario dal lavoro sta finendo, il lavoro salariato sta finendo, non c'è più. Infatti non ci c'è sono più. Diverse aziende che come benefit danno, anziché premi di, in moneta, danno il tempo libero. Quindi ci saranno mille sfaccettature di queste cose qua, ma il rapporto deve cambiare, il rapporto, metti al centro l'individuo e non il mercato del lavoro. Io ho un reddito, decido io se lavorare, quanto lavorare, come lavorare. Magari non faccio niente, chi lo sa? Magari sono un creativo, magari sono... Allora, come si finanzia questa cosa? Perché tutti... Sai qual è la reazione? Lui non fa un cazzo, io mi faccio il culo e tu gli dai gli soldi senza fare niente. Questa è l'invidia che c'è dentro di noi. Ma la cosa è l'unica soluzione. La finanzi con una... progressivo sviluppo di un sistema fiscale, cioè di togliere tutte le tasse dal lavoro e dal reddito e incuneare questo 50%, è stato calcolato mediamente, progressivo, una tassa sui consumi, cioè alla fine. Vi faccio un piccolo esempio, fatemelo, lo dico nello spettacolo, un piccolo esempio. Allora, la domanda è, chi deve pagare le tasse? Chi fa il pane di notte o chi lo compra al mattino? La vedete che adesso le sinapsi cominciano a dire perché tutti e due, no, una. Allora, deve pagare chi compra il pane. Che è così. Quando tu prendi un caffè da un euro, in quell'euro lì cosa paghi? Paghi il caffè, la tazzina, il servizio, le tasse, la luce.